Via Mazzini, la Via dei Poeti. È questa l'idea di marketing urbano che il Comune vuole sviluppare per valorizzare la via pedonale che collega il Borgo San Rocco a Piazza dei Caduti, Piazza San Francesco. Per rendere più attrattiva Via Mazzini saranno apposte una serie di targhe con citazioni letterarie di poeti e scrittori che hanno avuto un rapporto con la città. E mentre si attende che le ditte in grado di realizzare le targhe manifestino il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di gara, noi abbiamo ascoltato l'opinione dei commercianti della via. Via Mazzini, la via dei poeti. Può funzionare questa idea, questa soluzione per valorizzare al massimo questa strada? Io credo decisamente di sì, anche perché è la strada degli artisti, dei poeti e della musica. Per cui andrebbe proprio valorizzata anche con delle iniziative legate a quello che è la vera storia di Via Mazzini. Poi credo che effettivamente noi commercianti stiamo già dando un aiuto, una mano, che questo venga fuori e avvenga. Per cui mi piace l'idea, mi piacerebbe veramente tanto, mi piacerebbe che fossimo ricordati. Via Mazzini veramente è una strada bellissima, una delle più belle di Ravenna. Secondo me sì, visto che già il comune con gli scolari che hanno fatto i vasi con il suo disegno di mosaico per scrivere Ravenna, già un passo avanti, quindi anche fare una iscrizione della citazione dei poeti conosciuti in tutto il mondo ovviamente potrebbe anche essere una idea buona, con il Dante che abbiamo qui vicino, io sono d'accordo. Secondo me è un'idea importante, anzi se parliamo di poeti parliamo di storie, parliamo di cose molto belle e Via Mazzini sono convinto che sia una strada che si addica molto anche a questo. Secondo me può funzionare perché comunque Ravenna è una città abbastanza aperta alla cultura, per cui io secondo me potrebbe essere una buona cosa. Ma è una bella via che andrebbe incentivata di più perché ci sono tanti turisti che passano, guardano, quindi se si fa qualcosa di bello è ancora più bella. È già bella però. E Via Mazzini è abbastanza amata dai ravennati e secondo lei i turisti colgono la sua bellezza, la bellezza di questa via? Sì, io almeno turista che viene qui da noi lo vedo spesso con la macchina fotografica. Via Mazzini com'è come via dal vostro punto di vista in quanto commercianti? Cosa manca a Via Mazzini? Probabilmente un po' più pubblicità, un po' più colori, sicuramente più attenzione anche da parte di chi deve prendere anche in atto che questo è già inizio del centro e passaggio pedonale. Quindi lì noi facciamo quello che possiamo, cerchiamo di andare avanti con le nostre risorse, ma abbiamo bisogno anche che qualcuno ci aiuta. Beh, dire manca qualcosa è troppo facile, mancherebbero tante cose, però la via Mazzini la vedo una strada abbastanza importante, anzi nell'ultimamente, io poco che sono qui, perciò sono nuovo di via Mazzini, solo 3 mesi che sono in via Mazzini, ma sono venuta per una scelta ben precisa, sono contento di essere via Mazzini e le cose vedo che vanno bene, ma soprattutto c'è un bel afflusso di persone. È una via molto bella, molto trascurata. Non è considerata, tutte le manifestazioni che fanno le fanno tutte quante in certe vie, via Salara, via Diaz, Piazza del Popolo. È una via che non è valorizzata, abbiamo la chiesa di Sant'Agata, abbiamo tante cose belle nella via che potrebbero essere sfruttate molto di più e anche molti eventi che potrebbero essere fatti proprio in questa via. E ci sono anche dei begli esercizi, sinceramente. Adesso il nostro è un negozio molto particolare, ma non è molto visibile. Noi è 10 anni che siamo qui nel settore e abbiamo ancora persone di Ravenna che non ci conoscono. Quindi io spererei che il comune, le organizzazioni varie, noi siamo andati anche in tanti posti, alla provincia, all'ufficio del turismo, ma abbiamo avuto sempre dei no. Non so per quale motivo, io spero che si possa fare qualcosa. Via Mazzini è una via di passeggio o di passaggio? Tutte e due. Diciamo, non era una via di passeggio, era via di passaggio. Di passaggio lo è la grande, anzi sicuramente è aumentata col problema pedonalizzazione che c'è in giro un po' dappertutto. Anche via Mazzini sa che è pedonabile, ciclabile, pedonabile. Ma soprattutto è una via anche, diciamo, di che le persone possono tranquillamente fare shopping, perché trovano i negozi giusti. È una strada più di passaggio che di passeggio, quindi non sarebbe male
che il comune avesse qualche iniziativa maggiore. E quest'idea potrebbe attirare anche i turisti, oltre che i ravennati? Secondo me sì, anche perché i turisti comunque qualcuno qui da noi viene, si spinge fino a Sant'Agata, quindi che c'è una bella chiesa, per cui tutto sommato potrebbe essere una buona cosa. Io non sono una ravennate e quindi sono una turista, la forestiera. Io Ravenna l'amo, la follia. Senta, i via Mazzini secondo lei la amano abbastanza o la dovrebbero amare di più? No, la dovrebbero decisamente amare di più. È una strada ancora da scoprire probabilmente, anche per il ravennate, nonostante sia una strada realmente storica, che abbia una lunga storia. Ha bisogno di essere vissuta, ha bisogno forse di qualcosa in più, ha bisogno forse di qualche iniziativa. Probabilmente una delle cose che a me sarebbe piaciuto era provare a sentire anche con il nostro grande maestro di Ravenna, il maestro Muti, se avesse potuto anche organizzare dei piccoli concerti con le musiche e i giovani della scuola appunto teatrale. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.